Buongiorno Bianconeri, buongiorno. È stata una nottata molto intensa. Da mezzanotte alle 3 sono stato appiccicato al telefono per cercare di recuperare informazioni. Ho ricevuto dei messaggi importanti. Ormai l'argomento lo avete già letto, lo avete già ascoltato da altri youtuber. Probabilmente io questa notte alle 2, alle 3 non me la sono proprio sentita di farvi un video. Luis Suarez sembra molto 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 vicino alla Juventus. È importante che io vi spieghi i dettagli e un po' come si è arrivati a questa scelta, che premetto non è ancora ufficiale, però in questo momento Luis Suarez sembra veramente la scelta fatta dalla Juventus per il numero 9. Facciamo il passo indietro. Io vi ho sempre parlato di Benzema con l'alternativa Dzeko. Non lo rinnego, mai lo farò. Perché? Perché da un punto di vista di informazioni che mi sono arrivate tramite le mie conoscenze, che ormai avete capito che ho, Benzema era la priorità, era l'attaccante scelto dalla Juve, e la Juve ha l'accordo con il calciatore Benzema. Quello che però è successo è che, come spesso accade quando si tratta con certi presidenti, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha fatto muro, ha complicato le cose. La trattativa probabilmente si sarebbe anche sbloccata, ma ci voleva tempo, e Pirlo, a quanto pare, ieri l'ha detto chiaramente: tempo non ne abbiamo, sbrighiamoci. Non posso aspettare un mese per avere l'attaccante. Benzema è quindi stato, a quanto pare, accantonato proprio per colpa di Florentino Perez, perché inizialmente non lo riteneva cedibile, quindi era difficile trattare con un presidente che è molto simile a De Laurentiis, insomma, quando si parla di trattare. La seconda pista, che era quella di Dzeko, se l'è complicata un po' lui da solo, e un po' il fatto che ci sia di mezzo anche la Roma. Cioè, la trattativa di Dzeko, anche in questo caso la Juventus ha l'accordo con Dzeko, ma la trattativa è in stallo da un po', perché Dzeko, cioè la moglie di Dzeko, come vi ho già spiegato, perché se ascoltate bene i miei video vedete che quello che vi sto dicendo ve l'ho già detto. La moglie di Dzeko pare voglia rimanere a Roma per via del bambino piccolo o bambina, non ho ancora capito, insomma l'ultimo arrivato in famiglia, e quindi non vuole lasciare Roma. In più era un domino, perché Dzeko doveva andare alla Juve, Milik dal Napoli doveva andare alla Roma, quindi c'era tutto un gioco di caselle. Ma anche in questo caso De Laurentiis, per non... Come strategia sportiva, quello che volete, non sta sbloccando questa cosa, fa delle richieste che la Roma non può soddisfare, di conseguenza Dzeko non si riesce a liberare e ci faceva perdere solo tempo. Veniamo a noi. Quindi io vi ho parlato di Benzema e di Dzeko, ma se avete visto con attenzione i miei video, questo è il terzo video in una settimana dove metto in copertina Suarez. Fatevi due domande. Vi spiego perché. Perché io, come tifoso che legge i giornali, che bazzica sui social, Suarez l'ho letto già una settimana fa. Quando ho visto Suarez si potrebbe liberare a zero dal Barcellona, io ho scritto subito un tweet dicendo: Juventus, attenzione, si sta liberando Suarez, perché io amo Suarez. Per me sarebbe una scelta fantastica. Cioè, un mastino. Andate a cercare nei miei vecchi video, il primo dove ho messo Suarez. Vi ho detto o non vi ho detto che Suarez è un mastino dell'area di rigore, che la Juve un attaccante così non ce l'ha mai avuto? Eh sì che ve l'ho detto. Ma perché non ho cavalcato l'onda Suarez dandovi percentuali? Perché fino a ieri pomeriggio le mie conoscenze non mi hanno mai parlato della trattativa con Suarez. Io sono certo che la trattativa con Suarez si sia sviluppata e abbia sorpassato tutte le altre proprio nell'ultima settimana, proprio dal 24 di agosto, cioè
da quando è uscita la notizia che Suarez è stato messo fuori progetto da Koeman e quindi rischiava di liberarsi a zero. Ora, torniamo all'inizio del video. Suarez è in questo momento, mercoledì 2 settembre, il numero 9, l'attaccante più vicino ad arrivare alla Juventus. Perché più vicino? Perché la Juventus ha un accordo con Suarez, ok? Così come va l'accordo con Benzema, così con Dzeko. La gente si confonde a volte, non capisce che quando si parla di mercato le parti in causa non sono due. Non è come andare in un negozio, io vado, compro una maglietta, parlo col negoziante e mi compro la maglietta. C'è un intermediario che è il calciatore. Generalmente funziona che la squadra interessata parla prima col calciatore e gli dice: ciao amico, ti piacerebbe venire a giocare alla Juve? Oh sì, molto. Ok, allora parliamo col tuo presidente. Questa è la prassi. Ok, avrebbe poco senso se la Juve andava dal Barcellona senza dire niente a Suarez, perché poi cosa gli andava a dire al Barcellona? Ciao amici del Barcellona, noi vorremmo Suarez. Quanto mi offri? Poi vai a parlare con Suarez, fa: ma no, ma io non verrò mai alla Juve, mi fa schifo. Quindi prima si parla sempre col calciatore per sondare, trovare un accordo commerciale. Quando hai questo ok del calciatore, hai ovviamente il coltello dalla parte del manico, puoi andare a trattarlo. In questo caso specifico, così funziona, volevo farvi giusto un cappello, perché molti ieri, stanotte, mi dicevano: ah, tu davi Benzema al 90%, ho detto sì ragazzi, si chiama calciomercato, infatti l'ho dato al 90%, non al 100%. Io non ho detto come Momblano: Aouar è fatta. Magari viene ragazzi, ma se Aouar va all'Arsenal, poi andate voi da Momblano a dirgli che cavolo dici, che avevi detto è fatta, ok? Giusto? Io semplicemente ho detto Benzema al 90%, perché tutte le fonti convergevano, perché il calciatore aveva l'accordo con noi, avevamo già imbastito la trattativa con Perez, certo mi sono tenuto quel 10% di possibilità che con Perez non andava a buon fine, ma era più sì che no. E magari sarebbe stato comunque sì, ad avere un mese di tempo, se fosse stato un anno normale, magari ce la facevamo. Ad ogni modo non mi preoccupo, perché Suarez mi va bene lo stesso, cioè io amo Suarez come amo Benzema. Suarez mi incuriosisce di più, perché è un attaccante particolare che la Juve non ricordo, cioè non ha mai avuto un giocatore di quel tipo lì. Beh, insomma, Luis Suarez, 33 anni, 147 gol nella Liga in 191 partite, ottimo, è al Barcellona dall'anno 2014-2015, proprio l'anno in cui poi hanno vinto la Champions contro di noi a Berlino, la sua unica Champions. Suarez è poliedrico, come ben sapete, ha sempre giocato punta centrale, ma può andare a sinistra, può andare a destra con estrema facilità. Ora vi do i dettagli che pochi sanno, alcuni ve l'hanno già detto, ma ve li riepilogo. A Suarez viene offerto un biennale a 10 milioni netti all'anno. In questo preciso momento non so dirvi se il Barcellona vuole soldi o meno per liberarlo, ma vi posso dire che la Juve è anche disponibile a tirare fuori qualche milioncino per facilitare l'uscita di Suarez, perché sapete che Suarez voleva la buona uscita dal Barcellona. Quindi la Juventus potrebbe contribuire a questa buona uscita dal Barcellona pur di avere Suarez, cioè il Barcellona al posto di dargli 15 gli darebbe 10 e gli altri 5 li mette la Juve, ok? Questo perché? Per trovare l'accordo velocissimo col Barcellona. Questa è la proposta. Potrebbe chiudersi questa trattativa entro venerdì, ok? Quindi è questione di avere pochissima pazienza. Non è ufficiale al 100%, mi raccomando, ok? Potremmo essere sorpresi fino all'ultimo, ma in questo momento è sicuramente
il giocatore più avanti, perché, come vi ho detto prima, Andrea Pirlo ieri ha detto: basta, non ho tempo, dobbiamo risolvere subito. Perché, come vi avevo già spiegato, Dybala infortunato, dovrebbe rientrare forse alla terza di campionato. Higuain è già fuori, tra l'altro ne parleremo oggi, ma Higuain ha trovato l'accordo con l'Inter Miami di David Beckham, adesso deve rescindere con la Juve, quindi sicuramente la Juve gli darà una buona uscita per risolvere il contratto, e lui se ne va a zero in America da Beckham. Però almeno, insomma, risolviamo questo nodo questa settimana. Quindi io ho voluto un attimo riepilogarvi quello che ho recuperato stanotte su Suarez e vi ho spiegato un po' come sono andate le cose. Mi raccomando, quando una persona dà un nome, a meno che non si sbilancia talmente tanto che dice è fatta, è nostro, è già Torino, e in realtà non è così, insomma, quando ci sono in ballo delle percentuali o insomma uno dà un calciatore più avanti dell'altro, è perché il calciomercato è molto molto fluido. Quello che si dice oggi, fra due giorni, potrebbe non valere più. Questo non significa che poi dovete tornare dopo una settimana a dire avevi detto che... Allora, se fate così, alcuni di voi, adesso parlo perché ho passato la notte a rispondere a tanta gente che mi rinfacciava questa cosa di Benzema, non è mio interesse adesso fare polemica, però è semplicemente per farvi capire, poi non lo ripeto più, il calciomercato cambia drasticamente, le trattative si possono anche saltare al momento, durante le visite mediche persino, cioè, quindi dovete avere pazienza, rispetto di tutte le cose che vengono dette, e soprattutto quando viene fatto un ragionamento logico. Ero a conoscenza della pista Benzema, perché non me l'ha detto una persona, me l'hanno detto in tre, ok? Quindi io davo Benzema e nessuno mi parlava di Suarez. Suarez è sicuramente stato un sorpassone di questi giorni, di questa settimana, ne sono convinto, cioè non sono due mesi che stiamo trattando Suarez. Ecco, questo è quello che vi posso garantire, assolutamente. Concludo, ieri sera Messi a casa di Luis Suarez a cena. Il Chiringuito TV, che è una trasmissione un po' folcloristica, tipo calciomercato l'originale in Spagna, che segue molto il Barcellona, ha ripreso Messi uscire con la macchina da casa di Suarez, e proprio ieri sera che Luis Suarez è stato associato alla Juventus da tutti i giornalisti ormai, ok? Proprio ieri sera Lionel Messi è andato da Suarez per salutarlo, per dargli dei consigli, per mettersi d'accordo di venire a Torino. Dai, sto scherzando. Su Messi, ragazzi, ne parleremo, ma in questo momento non mi voglio sbilanciare da nessuna parte, perché c'è poco da dire in questo momento. Grazie di aver ascoltato tutto il video. Ci vediamo presto e forza Juve.